Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Ciao ragazzi. Oh. La domanda è questa, ma in questi giorni così rocamboleschi, di balzoni, ti è mai passato nella testa di non preoccuparti di sposare questa? No, assolutamente. Per come sono fatto io, più la sfida è difficile, più è stimolante, più mi ci butto dentro a più non posso per cercare di ottenere quello che voglio. È chiaro che siamo in una situazione difficile, inutile tanto nasconderci dietro un dito, però è stimolante, perché tanto poi sul carro dei vincitori saliranno in tanti, quindi nel caso in cui dovessimo essere vincitori. Gazzetto? Ciao Stefano. Oh. Che cosa hai colto del malesani pensiero questa settimana? Cioè, che cosa ha portato? La sensazione è che non ci fosse tranquillità fino alla stessa settimana. La tranquillità è ritornata, che cosa ha portato in più? Di un po' di diverso in malesani. Ma guarda, io sono stato una settimana solo con mister Gasperini, quindi non è che potessi dirti molto di quello che ho visto. È chiaro che si vede che è un ambiente che non è abituato a lottare per la salvezza, e quindi mi è capitato di sentire gente che dice no, noi non riusciamo a guardare la classifica, no? Invece bisogna guardare la classifica, perché bisogna rendersi conto di dove siamo. È chiaro che il Palermo negli ultimi 10 anni era sempre nella parte sinistra della classifica, e adesso trovarsi ultimi nella parte destra fa impressione, però è proprio in questi momenti che bisogna cercare di tirar fuori il meglio di ognuno di noi. Ecco. Il mister Malesani io non ce l'ho mai avuto, sono stati avversari anche in Grecia, però è chiaro che ha portato esperienza, ha portato serenità. L'arrivo suo e del direttore Perinetti è chiaro che ha portato una ventata diversa. Ecco, che poi dopo sia quella giusta questa o sia quella giusta quella passata, solamente il tempo dirà cos'era più giusto. Hai detto bisogna guardare la classifica perché bisogna rendersi conto. Alla luce di questa cosa, Pescara diventa lo spartiacque, oppure come dice Malesani no, non è ancora definitivo? Ma sai, sono tante partite, è chiaro che non bisogna perdere terreno da quelle che sono davanti a noi. È chiaro che nessuno si aspettava per esempio la vittoria del Cagliari a Roma o partite così. È chiaro che quelli sono punti pesanti e punti che fanno la differenza. È chiaro che noi dobbiamo iniziare a vincere, perché se non vinciamo, se non mi sbaglio, dal derby col Catania che il Palermo non vince una partita, e nonostante tutto siamo là, e quindi bisogna vincere. È chiaro che Pescara è una tappa fondamentale, è un altro scontro diretto, visto che ultimamente gli scontri diretti non è che se ne stanno vincendo molti, bisogna far punti. Ecco, poi ti ripeto, scontro diretto no, la cosa importante è portare a casa 3 punti, agganciare loro e dare anche un segnale al campionato e a tutte le altre avversarie che il Palermo è vivo e che non siamo ancora spacciati. Ecco. Come hai accolto l'applauso della pubblica? Bene, ha fatto molto piacere. È chiaro che quell'applauso là probabilmente sarà stato il fatto del mercato, di 2 anni di corteggiamento, tutto quanto, però è chiaro che l'ho apprezzato tantissimo e cercherò come sempre di ripagare sul campo quegli applausi. Repubblica o poi Giorno di Sicilia? C'è una squadra sulla quale fai tu personalmente la corsa? C'è una squadra dove devi puntare quella, oppure dipende solo dal Palermo? Dipende dal Palermo. Io mi ricordo che il primo anno di Chievo a Natale abbiamo girato a 9 o 10 punti, ci davano già per morti e poi ci siamo salvati con una domenica d'anticipo, quindi senza fare calcoli, a me non piacciono calcoli, tabelle, oppure vinciamo tutte quelle in casa e perdiamo tutte quelle fuori, se poi succede come domenica che perdi quella in casa, che fai, sei morto? Noi dobbiamo affrontare gara per gara cercando di vincere il più possibile, e questa squadra ha le potenzialità per poterlo fare. Chiaramente, come ho detto prima, siamo in un momento di difficoltà, quindi abbiamo bisogno di tutti, da voi in primis, dalla gente che viene allo stadio. È chiaro che il primo tempo di domenica, con la spinta che avevamo del pubblico, io sono dell'idea che se avevamo la fortuna di buttare la palla dentro, a quest'ora stavamo parlando di tutt'altra situazione. Però è chiaro che il calcio è fatto di episodi, gli episodi in questo momento ci stanno voltando le spalle.
anche se bisogna andarsela a conquistare la fortuna. Io non ci credo a quelli che dicono che gira, che è una ruota, gira se lo vuoi veramente, e quindi dobbiamo far punti con tutte. Sì, ciao. Volevo chiedere questo spogliatoio cosa ti ha fatto più, cosa ti ha colpito di più in questo momento, non so, magari una mancanza di autostima piuttosto che invece la voglia di risalire, di qualcuno magari un po' più provato, qualcuno un po' più esperto che invece sta più sul pezzo. Guarda, come ho detto prima, tutti quanti sappiamo della situazione, perché da quelli più esperti come me, ecco, infatti mi è fatto piacere che hai detto esperto, perché nella conferenza stampa a parte la battuta non c'è, credo, non c'è, non c'è. È chiaro che noi dobbiamo dare qualcosa in più, ecco, però anche chi è più giovane sa benissimo della piazza in cui è e del momento di difficoltà. È chiaro che non c'è tranquillità, non c'è serenità. È chiaro che sono sicuro che lo spogliatoio di squadre che hanno 26-27 punti è uno spogliatoio un po' più sereno, ecco. L'ordine, sì, prosegue il giornale e poi l'ordine. Chiedo anche come sta in questi giorni Fabrizio, che è un po' probabilmente un leone in gabbia per queste due giornate di squalifica. Lui come mi sta vicini, come si fa a sentire? Come sempre, peccato perché non possiamo avercelo la domenica, però lui comunque è una persona, una presenza importante nello spogliatoio, quindi indipendentemente dal fatto che gioca o che non gioca, Fabrizio è sempre lo stesso, è il nostro capitano, è il nostro punto di riferimento, e noi sia da dentro lo spogliatoio che poi dopo quando sarà in mezzo al campo dobbiamo aggrapparci a lui.